questa sera alle ore 22, altra stupenda sfida di semifinale. La sfidante si designerà questa sera per incontrare la Germania in finalissima di questi campionati del mondo di calcio. Dopo la batosta del Brasile, oggi ci aspettiamo un altro spettacolo, perché comunque è stata spettacolare questa batosta del Brasile da ogni punto di vista, insomma, 7-8 gol, 8 gol, partita comunque emozionante, anche un po' surreale in alcuni momenti. Ma andiamo alle formazioni in campo di Olanda-Argentina, si gioca alle 22, diretta su Rai 1 Sport, Cillessen, Vlaar, De Vrij per la Olanda, Martins, Indy, Kuyt, Wijnaldum, Schneider, Blind, Depay, Robben e Van Persie per l'Olanda, allenata da Van Gaal. Van Gaal che ha indovinato l'inserimento all'ultimo minuto di gioco, al 120° minuto, prima dei rigori, del portiere che ha parato due rigori contro la Costa Rica nei quarti di finale. L'Argentina risponde con Romero, Zabaleta, Garay, De Michelis, Rojo, Perez, Mascherano, Biglia, Messi, Lavezzi e Higuaín. Attenzione, infortunato Di Maria, fuori classe del Bayern. Quindi la fantasia è affidata soprattutto a Messi, ma sappiamo che l'Argentina di fantasisti ne ha tantissimi, anche Lavezzi, Higuaín, insomma Mascherano sono dei giocatori di tutto rispetto. Ricordo che l'Argentina ha avuto un mondiale ottimo, ha vinto tutte le partite, ha battuto 2-1 la Bosnia, ha battuto poi nelle altre due partite, se non erro, la Nigeria, e ha battuto anche, perdonate, non ricordo l'altra squadra. Poi negli ottavi di finale ha superato la Svizzera e il Belgio, fortissimo Belgio che è la squadra rivelazione. Vado a memoria, perdonate se c'è qualche errore in quello che dico a livello di statistica. L'Olanda invece ha avuto un cammino più altalenante, ha iniziato bene, ha battuto la Spagna, ha battuto il Portogallo, se non erro, insomma, ha avuto discrete partite, però negli ottavi di finale si è salvato negli ultimi minuti proprio col Messi, una partita rocambolesca, ha segnato a 2 minuti dalla fine e poi in zona recupero, mi sembra sul calcio di rigore, l'ha superato. E infine l'Olanda, abbiamo visto ai rigori col Costa Rica, quindi insomma ha più, diciamo, come si dice, ha avuto anche un margine di fortuna, perché no, l'Olanda. Però una squadra solida, una squadra che per il secondo campionato del mondo consecutivo arriva in semifinale, almeno è arrivata in finale contro la Spagna, proprio in Sudafrica. E appunto l'Olanda però non è data favorita. I bookmakers indicano l'Argentina favorita, la danno intorno ai 2,65-2,70 volte la posta, 3,10 il pareggio, circa 3,20, scusate, l'Argentina viene data 2,40 la posta, 2,50, 2,40, mentre appunto l'Olanda viene data a 2,65, 2,70 volte la posta la vittoria, addirittura anche in alcuni casi intorno a 3,3,10. Quindi l'Argentina è data un po' più sostanzialmente favorita rispetto al Brasile con la Germania, che era una partita data dai bookmakers proprio in equilibrio, con un leggero favore per il Brasile proprio perché giocava in casa, ma si sapeva che senza Neymar, senza Thiago Silva e con una Germania solida non avrebbe passato bene la partita, ma poi nessuno si aspettava quello che è successo. Quindi andiamo ancora a parlare di Olanda-Argentina, abbiamo detto le quote, le formazioni, dove si gioca e tutto quello che è stato il cammino. Quindi chi sarà il protagonista? Messi o Robben? Lo vedremo stasera. Personalmente io vedo l'Argentina molto favorita, insomma dovrebbe passare più che co come era stato appunto col Brasile, però si sa che l'Olanda è una squadra solida, nei campioni del mondo può succedere, sta succedendo di tutto, l'abbiamo visto. Sarebbe interessante quindi andare a rivedere una vendita, come si dice, una replica della finale Germania-Argentina che ci fu qui in Italia, dove vinse la Germania contro l'Argentina di Maradona, e c'era, mi sembra, anche Hansi Müller che giocava, no, e anche Thomas Müller, e insomma c'erano anche dei giocatori che giocavano sia nella Germania ovviamente che anche Maradona che giocava nel Napoli. E quindi sarebbe interessante questa finale Germania-Argentina, ma anche interessantissima Germania-Olanda, perché già anche questa è stata una finale
che ci fu nel 74 ai tempi di Beckenbauer, di Cruyff, e la Germania vinse in casa 2-1 proprio con l'Olanda. Io faccio il tifo per l'Olanda personalmente, però vedo favorita l'Argentina. Mi auguro una finale tutta europea, in modo anche da sfatare questo diciamo, trend, questa tradizione che vede nessuna squadra europea andare a vincere un titolo del mondo, un titolo di campionato del mondo di calcio fuori dall'Europa, cioè fuori, diciamo, in Sud America, perché comunque la Spagna, per esempio, ha vinto in Sudafrica. Grazie a tutti, ai prossimi video per i commenti a caldo sulla partita semifinale Argentina, anzi Olanda-Argentina.